il consumo consapevole di energia come base per costruire un futuro sostenibile. Questa è la sfida dello smart metering. Lo smart metering è il nostro nuovo orizzonte, un insieme sinergico di attività progettuali, organizzative, logistiche e di conoscenza dei prodotti che sta cambiando il nostro rapporto con la misura del gas. Per Pietro Fiorentini, un contatore del gas oggi è il fulcro visibile di una complessa rete informatica e di comunicazione, costruita per affrontare e implementare le direttive previste dalla prima fase della delibera 155/08, relative all'utenza industriale. La nostra struttura integrata di prodotti, servizi e piattaforme informatiche è gestita dai sistemi di acquisizione centrale. Il SAC Pietro Fiorentini a Novara raccoglie, analizza e processa ogni giorno decine di migliaia di letture, interfacciandosi con i centri elaborazione dati dei clienti. Il nostro SAC, grazie alla sua architettura ad alta affidabilità, confermata dai valori di leggibilità dei punti di misura, è uno strumento dinamico, in grado di produrre aggiornamenti in tempo reale, basati sulle evoluzioni applicative della 155/08 e pronto ad affrontare la gestione della fase più ampia e complicata. Dalla data in cui abbiamo attivato il primo correttore per la telelettura, lo scenario operativo legato alla delibera 155/08 si è trasformato in modo sostanziale. L'organizzazione e le risorse sono cresciute proporzionalmente all'aumento esponenziale dei punti di misura installati, ma quanto è stato fatto in questi anni è nulla in confronto a quello che ci aspetta, perché lo smart metering è la sfida del nostro futuro. Pietro Fiorentini è pronta per il prossimo passo, le utenze residenziali. È una sfida che stiamo affrontando con tempismo, senza sottovalutarne alcun aspetto. Gestiremo un volume elevatissimo di installazioni nel rispetto del cronoprogramma dell'Authority. Fondamentale sarà garantire la massima efficienza dei servizi, dei prodotti e dei sistemi di telecomunicazione. Per la prima fase abbiamo risposto realizzando un'unità produttiva per i correttori di volumi Explorer Mini. Altri importanti investimenti sono in corso per garantire con puntualità la produzione dei contatori smart, potenziare l'operatività del service sul territorio e assicurare la gestione e trattamento dei dati. La sfida dell'utenza residenziale è iniziata. Pietro Fiorentini è pronto ad affrontarla.